perché possiate scriverlo anche nel cuore. La calma. La calma. Voi sapete cos'è la calma, no? Non l'agitazione. Adesso continuiamo ancora. Dio parla nella calma. Dio parla nella calma. Riepiloghiamo tutto. Il titolo è La calma, non l'agitazione. Perché Dio parla nella calma. Nella calma interiore. Adesso leggiamo. Isaia 30, verso 15, dopo ne citeremo altri, con altri esempi. Allora, Isaia, capitolo 30, verso 15, poiché così aveva detto il Signore, il Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Tieni qui la parola di Dio, vedete? C'entra quello che vi ho detto come titolo o no? C'entra. Allora, diciamo subito, fratelli e sorelle, che viviamo in una generazione oggi di agitati, gente agitata, bambini agitati, adulti, anziani agitati, con uno spirito di agitazione che ha preso la mente, e Satana ovviamente sa dove colpire. Proprio l'agitazione ci fa perdere la comunione con Dio, l'agitazione ci fa perdere la benedizione di Dio, non ci fa godere neanche le cose che abbiamo attorno a noi. Voi dite, pastore, cosa dici? Se voi vi leggete il Salmo 51, che è la preghiera di Davide, Davide proprio diceva in questa preghiera, ha detto tante cose che sono una confessione, una umiliazione che lui ha avuto davanti al Signore, un riconoscere il proprio peccato. E in questa preghiera di pentimento, dopo che aveva peccato di omicidio e di adulterio, disse: Signore, non togliermi il tuo spirito e non togliermi la gioia, anzi ridammi ancora la gioia, perché ovviamente il peccato è quello che agita, la disubbidienza è quella che agita, la ribellione è quella che agita il cuore. Dunque il Signore parla tramite il profeta Isaia, e la parola di Dio non scade mai, non ha la scadenza, vale per tutti i popoli, per tutte le nazioni, per tutte le lingue, per tutte le razze. La parola di Dio è valida sempre. Dice: poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni, sereni, non agitati, sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia in Dio sarà la vostra forza. La nostra agitazione non compie l'opera del Signore, anzi ci allontana dalla comunione, come dicevo prima. Gloria a Dio. E il Signore vuole che i suoi figli non perdono il controllo. Amen. Andate in una fermata del traino, voi che viaggiate in metro, e cosa vedete? Provate a guardare un po' le persone. Io sono uno sempre che osservo, no? Mi piace osservare. Sono poche le persone che sono calme, ferme, che leggono. Voi vedete che stanno il primo minuto così, dopo comincia. Dopo, dov'è la tabella? E quanti minuti? Gente che non arriva, e cominciano a fare i loro commenti. Questo comincia lo spirito di agitazione. Già si agitano se un minuto di ritardo alla metropolitana o due comincia. Cosa è successo?
e poi cominciano. Io non dico che siamo tutti quanti lì, ma fratelli e sorelle, il cristiano non deve assomigliare a quelli che non hanno Cristo, che se passa una zanzara davanti al naso si agitano, o è un leone, vedono le zanzare, perché Satana è così, ci fa vedere le zanzare come leoni, le piccolezze. No, nella fiducia e nella calma, calma i tuoi nervi, gli scatti di nervi non sono di testimonianza a questo mondo agitato, esaurito. Lo spirito di esaurimento deve uscire fuori dalla mente dei figli di Dio e dalle case del popolo di Dio, perché noi non seguiamo l'Egitto, il mondo, seguiamo Cristo, e Cristo è potenza che libera. Il cristiano, succede quello che succede, calma. Io ho sempre detto, prima di rispondere a delle reazioni e a delle provocazioni che a volte il nemico crea, contate fino a 150 e dopo rispondete, perché a volte una reazione non è di buona testimonianza, e quando tu fai i tuoi scatti perdi la pace, quando, perché se hai fatto in un modo carnale, umano e non spirituale. Gesù non ha mai perso la calma, tranne una volta, ma quella era un'arrabbiatura di Gesù, diciamo giustificata, perché è entrato nel Tempio e ha visto tutto quel mercato, e la casa di Dio era diventata un mercato. Allora Gesù si è tirato un po' le braccia, ha preso un pezzo di corda, dice così la parola di Dio. Non pensate che Gesù lo fanno vedere sempre col collo storto, con una corona di spine, pieno di polvere, che non fa niente, tutto va bene. No, Gesù è stato vero uomo e vero Dio. E diceva un pastore, che adesso col Signore, il pastore Molinari, Gesù aveva i peli sul petto, ed è vero, ha preso un pezzo di corda, ha rovesciato i tavoli e poi ha cacciato fuori tutti. Questa è la casa del Padre mio, è una casa di adorazione, e voi l'avete fatto una speronca di ladroni. Fuori! Questo non è il luogo da fare commercio, come fanno certe chiese. Fanno commercio usando il nome di Dio e saranno giudicati solo per soldi, ma non solo. Chiese religiose, ma anche chiese evangeliche oggi. Io ve l'ho detto, siccome sono uno che giro nelle chiese, mi invitano, stamattina sono andato in una chiesa, mi hanno invitato la prossima domenica, ma non ci vado a Vercelli, non ci vado perché devo essere qui. Nello stesso orario mi hanno invitato ad andare a predicare in una chiesa a Vercelli, perché ci sono tutti i fratelli. Adesso cosa succede? Che ci sono le riunioni delle sorelle, i fratelli con invito, no, dobbiamo fare una riunione dei fratelli pure, e non solo quelle delle sorelle, va bene tutto, tutto però che innalza Cristo. E allora mi ha mandato un messaggio, sei stato scelto per predicare i fratelli. Poi io ho detto, a che ora? Alle 4:30 di domenica prossima. Fratello, alle 4:30 devo stare con il popolo che Dio mi ha guidato, devo ministrare lì. Se lo fate il sabato, se lo fate la domenica mattina, allora ci sarò, ma a quest'ora devo ministrare, devo preparare il cibo per il popolo della chiesa Aurora. Sorelle, voi lo sapete che significa preparare il cibo? Non è venire qui, aprire la Bibbia, mettiamo il dito e predichiamo. No, lo dobbiamo preparare prima, dobbiamo stare davanti al Signore, e per il cibo spirituale si impiega più tempo di quello materiale. Avete capito? Molto più tempo, perché dobbiamo avere una relazione con Dio. Papà, che cosa devo dire oggi? Qual è il messaggio che devo predicare? E quando lui mi dà il messaggio, io poi devo andare nella sua parola, devo scavare come uno vuole scavare
in un punto dove gli hanno detto che ci sono, c'è l'oro, c'è la miniera, e scava e trova. Ma se non si scava, non si trova. Il Signore ci ha messo questa grande responsabilità e che ci onora. Dunque, fratelli e sorelle, certi pastori, no, non lo faccio perché sono grosso, una volta ero più magro. Ricordatevi che io sono stato nell'atletica leggera militare, mi hanno scelto, chissà come, non ho mai fatto l'atleta e i migliori dovevano sfilare davanti al Presidente della Repubblica, non è uno scherzo. Dunque mi hanno fatto dimagrire quasi 30 kg, era tutte ossa, forzatamente, mi hanno detto sei stato scelto nell'atletica leggera militare, non potevo mangiare più quello che volevo io, dovevo dormire le ore che ti dicevano loro, 30 km di corsa ogni giorno, 4 ore di palestra, un allenamento che le ossa per poco me li facevano dimagrire pure per me. Una quattro ragazze umane. Ma certi pastori forse si allenano per fare i ballerini in chiesa. Sapete? Ballerini. E non so, saltano, fanno dei salti e poi girano. A me mi agita questo, fratelli e sorelle, non mi piace. Loro pensano che si acquistano la simpatia dei credenti, vanno lì e tu sorella, e tu fratello, tu. A me questo mi disturba e anche al Signore, perché questi vogliono attirare l'attenzione su di sé, sono tutto fumo e niente arrosto, non c'è niente. Poi nelle prediche dire il mondo non c'è parola, non c'è cibo, e allora fanno tutti questi salti a destra, a sinistra, ballano, gridano, ma non c'è sostanza. Questa è la mia esperienza. Se c'è qualcuno che vi può dire che questi che saltano, questi che gridano, questi che sembrano che le fanno tremare i locali, ma solo perché hanno il microfono ad alto volume, ma non c'è potenza di spirito, perché quando io poi mi dico, sento quello che dico, e quando proprio non hanno niente cercano di coinvolgere il popolo, ma perché non hanno più niente da dire. C'era un pastore, e io l'ho imparato, che diceva, un anziano che poi per l'età si era messo lì, ma però serviva sempre il Signore, e ha fatto predicare questo giovane della scuola biblica fresco fresco, e poi gli ha dato, ha detto fratello vai avanti, e questo giovane predicava tutti i messaggi, è giusto, la scuola biblica non ti dà il ministero, nessuna scuola biblica del mondo, ma ti aiuta a scoprire, come diceva, a scavare nella parola di Dio cose spirituali. È successo che ha finito tutto il quaderno dei titoli, dei messaggi che aveva studiato alla scuola biblica, e dopo si è esaurito come una pila, no? Come il cellulare. E allora questa anziana ha detto, li hai finite le prediche? Ovviamente gliel'ha detto in un modo ironicamente, li hai finite le prediche che ti hanno insegnato alla scuola biblica? Se non stai davanti al Signore non puoi essere di benedizione all'opera del Signore, ai credenti. I credenti hanno bisogno della manna fresca tutti i giorni. Avete capito? Non voglio dire che dei messaggi non si debbano, si possono ripetere i messaggi, anche Gesù li ha ripetuti, anche i profeti, ma con l'unzione, capite? Cioè mettendo e accostando altro a fianco, come un piatto preparato, dopo si mettono tanti contorni, ma ovviamente che ti dà lo Spirito Santo. Ma ritorniamo nella camera. Ovviamente l'Apostolo Pietro, tanto per lui, era un discepolo di Gesù, era un discepolo molto forte come carattere. Signore, quando Gesù gli ha detto qualcosa, lui ha detto, Signore, io non ti rinnegherò mai. Gesù ha detto, il gallo canta una volta e tu mi hai rinnegato già tre volte. No, Signore, pronto alla morte. Tutto fumo era in quel momento.
Gesù vedrai. Infatti ha fatto disastri col suo caratteraccio. Quando sono andato ad arrestare Gesù, la sua non calma, la sua agitazione, i suoi scatti, il suo caratteraccio ancora non modellato, ha preso la spada e ha tagliato l'orecchio del sommo sacerdote. Tremendo, chissà che successo del disastro. Gli scatti nostri, questa fanno. Poi Gesù deve riparare, però stiamo attenti. Non è per giudicare Pietro, non mi permetterei assolutamente. Io l'ho preso per dirvi, fratelli e sorelle, quando uno sta in comunione con Dio, il carattere viene modellato. Salvatore, cosa diceva prima? Che voleva portare un sasso con gli spigoli. Perché il Signore li arrotonda, li modella. Amen. E se tu hai un carattere che non va bene, Dio te lo modella. Amen. Non dire che sei nato così e muori così, no! Santo. Gloria a Dio! Tu sei di Cristo! Amen, sì, Signore! Tu e Dio siamo un vaso! Siamo l'argilla nelle mani del vasaio! Permetti che noi taglia le scorie e tutto ciò che è negativo e non è di testimonianza, che lo taglia dalla tua vita! Sì, perché tu sei un vaso ad onore per la gloria di Dio. Alleluia. E lui non vuole riempire la sua gloria. E lui vuole mettere i suoi giochi dentro questo vaso di terra. Fatti modellare prima. Gloria a Dio, sì, Signor. Nel Proverbi 15:18 dice: Proverbi 15:18, l'uomo colerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. Tanto a te, me lo rileggo con calma. Proverbi 15:18, l'uomo colerico fa nascere contese, ma chi è lento all'ira calma le liti. Noi non dobbiamo essere uomini e donne di guerra, amen, ma di pace. Sì, Signore, amen. Alleluia. Nella tua, quando uno a casa tua si mette con l'orecchio, deve sentire un cristiano che benedice il nome del Signore, che prega, che canta, non gridi di urli e di litigi, di rabbia. Gloria a Dio. Io so che quando Dio mi dà la parola, c'è un motivo, ci sono. Amen, sì, Signore, alleluia. Ci sono dei uomini. Una sorella stamattina mi ha detto nell'altra chiesa: ho voluto mettere subito in pratica quello che hai predicato e mi ha fatto del bene. Io non sapevo, io non so, mica mi vengo a dire per vedere cosa fate. O mando le spie, andate a controllare con il fratello, vedete che cosa fa, dove vanno. Ma lo Spirito Santo vi tira le orecchie quando fate e dite cose che non dovete dire. Gloria al nome di Gesù. C'è lo Spirito Santo che ci pensa. Alleluia. E c'è lo Spirito Santo che ci pensa a dare parola ai suoi ministri per ministrare e arrivare al cuore. Amen. Io non faccio le prediche per farvi sorridere, per farvi solletica alle orecchie. Io vi predico la parola della vita. Amen. Sì, Signore. E ognuno si prende la sua. Non voglio sentire: ah, il pastore ce l'ha con quello, e per quello la parola, e per l'altro, e per tutti. Amen. Sì, Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Se no, perché sei venuto qui? Se tu rigetti la parola di Dio, umilmente accetta quello che lo Spirito Santo ti sta dicendo adesso. Amen. Gloria a Dio. Perché non lo sai. Gloria a Dio. Anche il Signore perde la pazienza, ve l'ho detto prima, e anche lo Spirito Santo, e poi arrivano come le tempeste e diciamo: ma perché, Signore? Perché tu sei stato duro alla voce del Signore. Gloria al nome di Gesù. Sempre nei Proverbi 15:1 dice: la risposta dolce, vi parlo con la parola di Dio, la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira, cioè spinge l'ira.
Sempre nei Proverbi 15:1, la risposta dolce, calma. Calma, che cosa è il furore? Ma la parola dura è cittadina. Sì, a Gesù. Quando uno ti parla con l'ira, con la rabbia, non sta che lì a provocare. Satana questo vuole provocare. Ma gli vicino. E senza stare a... Lui ne dice uno di parole, tu glieli dice. No, parli con l'amore del Signore. Amen. Satana lo sa che quando parla, quando parla un figlio di Dio con la calma dello Spirito, lo mette in crisi. Gloria al nome del... E per andare alla parola di Dio dice che noi, quando rispondiamo con la dolcezza di Dio, raduniamo dei carboni accesi sul capo di questi peccatori presi dalla rabbia del Dio. È come se tu metti carboni accesi e cominciano a dire: ma come mai questo non reagisce? Si arrabbiano. Perché il Signore parla ai loro cuori con le azioni. Alleluia, Gesù. Ovviamente ci sono persone che pensano che il Signore si manifesta nei terremoti, nel tumulto, nel rumore. Troppi pastori fanno rumore e dovrebbero essere mandati all'asilo, non sui pulpiti a predicare. Dovrebbero essere mandati all'asilo a imparare, vuol dire, le cose elementari, perché non li conoscono e non conoscono bene la parola di Dio. Certo, sono miei consigli, li amo, li rispetto, ma non amo, e neanche il Signore ama, l'ignoranza. La parola la devono conoscere. Se si mettono sui pulpiti a insegnare, devono insegnare la parola e predicare la parola. Gloria a Dio. E allora, fratelli e sorelle, il rumore non è il concetto di Dio. Maria, per esempio, uno dei tanti esempi, in Luca 10:39, Maria come ascoltava la parola di Dio? Nell'agitazione, nel tumulto, nel rumore, nei pianti? No! Era seduta? Era calma o no? Chi è che non era calma in quella famiglia? Marta. Era Marta che... E Signore, ma lo vedi che io sono qui a lavorare, però lì e lì, seduta, imparata come una statua! Lo commento io, non è così. Quella fa la statuetta. Invece Gesù con calma ha risposto: poi Marta, tu ti affatichi su molte cose. Gloria a Dio. Ma tua sorella ha scelto la migliore, non la peggiore. Sei tu quella peggiore che gli risponde con questo tono. Lei sta ascoltando e ha scelto la parte migliore. Tante volte noi viviamo così. Guardate che la parola di Dio è lì per insegnare a noi, perché noi dobbiamo imparare da questi esempi biblici. Non agitazione, non ti porta benedizione, non ti porta pace. E tante volte noi siamo la causa di non ricevere, perché noi pensiamo della potenza, il potere di Dio fa rompere i sassi, i terremoti. No, vediamo a proposito. Primo Re, al capitolo 19, verso 11 e 12, se qualcuno pensa che Dio debba fare, chissà, deve scrollare questo locale, chissà cosa mi fa fare, almeno mi tranquillizzo con la parola di Dio. Allora, Primo Re, 19, 11 e 12, Dio parla ad Elia. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò un vento forte, fece passare, e impetuoso, che schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento, e dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Il verso 12: e dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio, un vento leggero.
ma il Signore è nella calma. Amen. Amen. Saper ascoltare ai piedi del Signore. Gloria a Dio. Questo mi riporta in Atti 2. Quando lo Spirito Santo, la discesa dello Spirito Santo, non dice, ci sono i vecchi pentecostali che pensano che alcuni quando venivano presi in potenza prendevano le sedie e poi glieli spaccavano tutte sbagliate. E non è questo lo Spirito Santo! Oppure io avevo uno a appoggiare al centro comunitario, no? Evangelico dell'Assemblea di Dio, ero responsabile, che non ci ha raccontato. Fuori avevamo una tenda, c'erano 360 giovani. E questo che adesso è il pastore, ancora vive, non è morto. Era un ragazzo, allora, e allora pensavo che per ricevere la potenza dello Spirito Santo si era preso dal palo centrale della tenda. Signore! E io, siccome ero responsabile, ho detto questo mi fa cadere la tenda. E se cade la tenda ci sono 360 giovani sotto. Non è così, sono andato, io ho detto, si chiamava Salvatore, ma non sempre. Sono andato, io ho detto, Salvatore, se vuoi cercare il battesimo dello Spirito Santo, vai che ci sono tante piante fuori, pregami! Ma non prendere il palo centrale che me lo fai cadere addosso agli altri! Non è così che si chiede la potenza dello Spirito Santo! Erano concetti sbagliati. Io amato, lo so che lui non l'ha fatto con malignità. Io ho detto, vai fuori, aperto, grida, Signore, sono qui, battesimi, ma lascia stare in palo della tenda. Sono esempi, per farvi capire che ci sono ancora credenti, convinti, che se non ci sono, non c'è rumore, se non ci sono salti, o pugni, o calci, e nessuno cade a terra, non c'è potenza, no! Io vi dico che la parola che predico, anche se voi state seduti, vi guarisce! La parola che predico vi guarisce dentro e fuori, le case vostre vengono cambiate, i figli, le donne! Perché questa parola ha potere, anche se io non salto, ma la parola mi taglia tutto il negativo. È questo che il Signore guarda, non tutte queste forme sbagliate che gli uomini hanno creato. Perciò il giorno della Pentecoste c'è stato un suono e lì ha detto il Signore, vede che c'è il vento, c'è il terremoto, ma lì non c'è la presenza di Dio, rumore umano. È quello che fanno tante chiese, tanti pastori. Certo, hanno le chiese piene, ma piene di inconversi, dove il culto vanno a ballare, dove il culto vanno a peccare. Che razza di credenti sono questi? Non onorano il Signore e neanche la parola di Dio. Perché il vero credente sta al suo posto, si veste da cristiano, non va in luoghi di peccato, ma va in luoghi dove si adora, si prega e si cerca la pace del Signore. Quelli sono i cristiani cambiati, quelli che hanno un linguaggio diverso, cambiato, quelli che il loro carattere è stato modellato e quelli che cercano la presenza di Dio e non quelle compagnie del mondo. Noi non dobbiamo avere compagnie peccaminose che hanno agitazione, perché quei demoni saltano addosso a voi. Poderoso Dio. Ecco perché il Signore dice che le cattive compagnie guastano i buoni costumi, i buoni credenti. Allontanati da quei disordinati. Adesso c'è una qui che viene con un abito sudicio. Sapete cosa fa in Piazza Duomo? Io sono Gesù, butta l'acqua addosso, prima dava le bibbiate in testa, poi dice alle anime che passano, ti disintegro, ti disintegro. Questo ha bisogno di liberazione, fregate! Noi la teniamo sotto osservazione. Certo, non è che noi la mandiamo in inferno, ma lei non si sottopone, non viene qui con la Bibbia, mai porterà. Non è mai venuta qui davanti a pregare, l'ho invitata in piazza, vieni che prego, si allontana e comincia a gridare. Tu, la figliola di Dio, stai attenta, perché i demoni suoi
te li prendi tu se tu ti vai dietro alle sue bugie. Lei si camuffa, lontana, viene, viene. Non è questo. Tutto quello che uno fa deve essere collegato alla parola di Dio. E io vi invito a pregare. Vi sto dicendo di pregare. La commiserazione no, non dobbiamo appoggiare la menzogna, non dobbiamo appoggiare le cose che non sono parola di Dio, dobbiamo stare assieme a loro e dire nel nome del Signore e digiuniamo e preghiamo per questo, per aiutarlo. Ma non appoggiamo le sue menzogne, perché diventi complice di cose negative. Andiamo per finire, il Salmo 131 verso 2, Salmo 131 verso 2 dice: in verità, questo mi piace, tutta mi piace la parola di Dio, in verità l'anima mia è calma, è tranquilla, come un bimbo diventato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. Mi piace questo, dilla Signore, l'anima mia. Stai facendo adesso una dichiarazione assieme al Signore, parlo con verità, l'anima mia in verità, l'anima mia è calma, è calma, è tranquilla, è tranquilla, come un bambino direzzato sul seno della sua mano, così è tranquilla in me l'anima mia, così tranquilla in me l'anima mia. Sapete, Giovanni, il discepolo più giovane di Gesù, sai, i giovani hanno bisogno, si sentono molte, vogliono fare, hanno tante visioni buone e tante visioni sbagliate, ma Giovanni, questo giovane, aveva preso Gesù con un cuscino. Il cuscino, voi ce l'avete, dormite col cuscino? Sul petto di Gesù dormiva. Perché dormiva sul petto? Perché aveva scelto il petto di Gesù questo giorno? Lì riposava, il suo cuscino era Gesù. Era lì. E Gesù non gli ha detto: papà, spostati, tu disturbi il maestro. No, lo ha fatto riposare. Sempre. E se Giovanni, uno dei discepoli, aveva scelto il petto di Gesù per dormire, perché non lo scegli pure tu? Quando ti senti tutte le agitazioni addosso, vai, Gesù ti fa dormire. Lui dice: vieni, vieni, perché io ti do riposo dalla tua, se sei travagliato, ma metti la tua testa sul mio petto, così ti passano tutte le ansie, tutta l'agitazione che hai addosso, tutti quei demoni che ti prendono la mente. Metti la tua testa su Cristo, riposa sulla pietra, riposa sul petto di Gesù e spariscono tutte le ansie che hai, perché Gesù ha detto: venite a me. Quando vai a Lui e ti riposi in Lui, tante cose cambiano, non ti sentirai ansioso, anche se non hai delle cose, imparerai ad essere maturo e dici: Signore, provvederanno il mio bisogno. Lui non mi ha mai lasciato, altre volte è intervenuto e lo farò ancora questa volta, perché io lo amo. Vi sto insegnando quel coro, no? Ce la facciamo a cantare adesso, veramente. Io ve lo dico, lo amo, lo amo, lo amo, la rosa di Sharon per me. Poi ancora, lo amo, lo amo, lo amo, un giorno il suo viso vedrò. Ci proviamo a cantare un momento. Lo amo. Un giorno suo viso.
la parola di Dio.
non puoi. E vedete, il problema era già risolto, perché poi Samuele gli ha rivelato che le asine erano già state trovate e gli ha detto dove erano già. Niente preoccupazione, tu ti stai agitando, ti stai affannando su molte cose. Fermati. Quante cose abbiamo fatto, quante telefonate per risolvere, per vedere, ma fermati adesso, manda anche il tuo servo, fallo andare avanti, perché ti devo dire qualcosa, dice il profeta Samuele. Ora fermati e io ti farò udire la parola di Dio. E così ha parlato, ha messo pace nel suo cuore. Se lui avrebbe interpellato il profeta di Dio anche per cercare le asine di suo padre, non avrebbe perso tempo sulle montagne a guardare, a cercare, a vedere. Quando noi a volte ci affanniamo, il problema, il Signore ha già la soluzione nelle sue mani, perché lui ha le chiavi, e quando lui apre nessuno chiude, ha le chiavi di quel problema tuo, fratello e sorella. Sono anni che ti affanni e non ascolti quello che dice il Signore. Non siate con ansietà solleciti della vita vostra, di quello che dovete mangiare, bere, vestire, perché il Padre vostro sa le cose che abbiamo bisogno. Allora, in finale, ogni cosa che ti sta agitando, che ti porta via la presenza, la gioia, la benedizione di Dio, fermati. Ti sei fermato nella cameretta segreta a parlare con Dio per quel problema? Ti sei fermato a prendere la parola di Dio che è piena di polvere e leggi tutto tranne che la sua parola e lì c'è la risposta per i tuoi problemi? Allora è il momento che ti fermi. Tanti vogliono fare, vogliono disfare, sono dei terremoti. Ma non è il terremoto nostro che porta benedizione, è solo la mano del Signore. Vogliamo essere qui? Concludere con una preghiera del Signore. Alzate le mani in alto tutti quanti. Verso il Signore, non verso il Signore. Alzate lì in alto verso di Lui. Sapete cosa significa le mani alzate verso il Signore? Io mi arrendo in mano, Signore. È vero, Signore, riconosco le mie mancanze. Riconosco che ci sono tante cose che tu devi togliere nella mia vita. Riconosco che ho delle ansie, mi preoccupo facilmente. Io non dico che devi stare indifferente, ma devi stare al tuo posto, come è stato al posto Eliseo nella preghiera, mentre c'era fuori l'esercito. Ma Dio ha mandato nel suo esercito degli angeli e ha detto quelli che sono dalla nostra parte sono più numerosi. Alleluia. E Dio ha mandato degli angeli per difenderti. Ha mandato angeli potenti che hanno sempre annunciato il difeso. E tu hai un angelo che sta proteggendo la tua vita, perché la mano del Signore è con te. Gli angeli di Dio sono attorno a quelli che lo temono e stanno calmi. Alleluia. Gloria a Dio. Oh Signore, tu vedi questo popolo con le mani alzate verso di te. Noi ci arrendiamo, ti chiediamo perdono dove abbiamo manifestato ansia e non fede, abbiamo manifestato agitazione, no, la calma dello spirito. Perdonaci, Signore, e se c'è dell'ansia da essere i tuoi figli, distruggi quel legame, quel demone di agitazione, di oppressione, di esaurimento, di paura, nel nome di Gesù. Fuori, fuori dalla tua vita, nel nome di Gesù. Ordina liberazione adesso. Io ti compro ogni demone che sta disturbando la tua vita, la tua famiglia, fratello. Nel nome di Gesù ti dichiaro libero da questo demone di agitazione, di ansia, perché lui dice tu non essere in ansietà e lui ti vuole calmo, anche se attorno a te ci sono terremoti e ansia, ma tu stai fedele, fermo nelle vie del Signore, non perdere la fiducia, perché il Signore onora la tua fede. Il Signore verrà con la sua potenza, manifesterà la sua potenza nella tua vita e la tua famiglia riceverà liberazione e guarigione nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù sia calma nel tuo cuore. La pace di Gesù sia nella tua vita, nella tua famiglia, nel nome di Gesù. Amen. Signore, il tuo amore, la tua comunione, la tua pace
siano con noi e con tutto il popolo di Dio. E il popolo di Dio dice: Amen.